Buonasera e bentrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione Alto Atesina. Lo avete sentito dai nostri titoli. In primo piano la visita della ministra Marta Cartabia a Bolzano. Lo stato del carcere di Bolzano ha raggiunto un punto inaccettabile e bisogna procedere rapidamente alla costruzione di una nuova struttura, lo ha detto appunto la ministra di Grazia e Giustizia Marta Cartabia, arrivata nel capoluogo questa mattina, che ha visitato gli spazi del penitenziario assieme al presidente della provincia Arno Kumpacher. Vediamo. La situazione del carcere di Bolzano è insostenibile e una nuova struttura è necessaria. Considerazioni che si fanno da tempo, ma che pesano di più se a farle è la ministra di Grazia e Giustizia, Marta Cartabia. Nel corso della sua visita nel capoluogo, con l'obiettivo di incontrare i sindaci della provincia e fare il punto sui fondi del PNRR, la Guardasigilli ha visitato, assieme al presidente della provincia Arno Kumpacher, gli spazi dell'attuale penitenziario di Via Dante, riconoscendone lo stato insufficiente. Si tratta di un edificio vetusto all'esterno e troppo piccolo all'interno, sia negli spazi delle celle, sia per la mancanza di aree adatte alle attività riabilitative, educative e ricreative. E questa visita è una visita che non solo mi ha confermato la necessità di intervenire prontamente per dotare Bolzano di una nuova struttura. Questo edificio è inadeguato non soltanto per le condizioni, ma per gli spazi. Mancano spazi trattamentali, mancano spazi all'aperto e questo mi fa sentire, avvertire l'urgenza di risolvere gli ultimi problemi che riguardano degli aspetti finanziari per poter portare a termine un progetto su un'area che è già stata identificata e quindi spostare la struttura penitenziaria da qui. L'augurio è ora che alle parole seguano velocemente i fatti. La palla, infatti, al momento è totalmente nel campo dei ministeri di Grazia e Giustizia e delle Finanze. Per anni la realizzazione del nuovo carcere da 200 posti in zona aeroporto è stata bloccata dalla complessa vicenda giudiziaria attorno alla società vincitrice del bando Condotte SPA, con l'incarico che è recentemente passato a Fincantieri. Quello che manca adesso è il finanziamento da parte dello Stato, 45 milioni di euro la spesa per i lavori prevista, 25 dei quali coperti da Fincantieri, con altri 120 milioni che si aggiungono per i costi di gestione. Una volta messo in campo lo stanziamento, sarà possibile partire. Abbiamo un progetto che è stato portato avanti da tanti anni, c'è stato un problema anche con la ditta aggiudicatrice dell'appalto e adesso questo ostacolo sarebbe superato. Adesso bisogna però vedere se ci sono i presupposti per finanziare l'opera e poi vedremo, diciamo, anche ovviamente assieme al Ministero, il Ministero anche ovviamente di Grazia e Giustizia, ma anche quello delle Finanza, di vedere come portare avanti il progetto. Importante, credo che noi tutti siamo convinti che qui bisogna intervenire, questo credo che sia anche l'esito di questo sopralluogo.